Buongiorno ragazze, oggi facciamo un po' di pulizie, giustamente, però prima di incominciare le pulizie voglio condividere una cosa con voi, che approviamo insieme. Secondo Andrea mi ha regalato questa piastra qua, perché la mia poverina ormai era da buttare via, perché comunque si è rovinata. Mi ha regalato questa piastra qua che io avevo un po' di dubbi, sinceramente. Perché questa piastra qua funziona con devi mettere anche l'acqua. Qua c'è scritto mettere l'acqua con un rubinetto perché è una piastra a vapore questa. Ho pensato qualche giorno adesso, no, vedete che non l'ho neanche aperta perché non sapevo mica che, se tenerlo o no, ecco. Perché volevo una piastra molto molto semplice da poco, ecco, e mi aveva regalato questa. Come uno che vuole una punta, no, gli regalo una Lamborghini, ecco, una cosa del genere. Però ho pensato a lungo e alla fine penso che la tengo. Adesso la voglio aprire e voglio farmi anche i capelli con questa piastra qua e così vediamo come funziona. Allora, apriamo. No, vabbè, dal vivo è più bella di come c'era. Ok, questo qua da tenere praticamente. Allora, andiamo a vedere, va. C'è questo boccetto qua, è di plastica, però. Allora, la prima impressione, c'è anche il pettine qua, che la mia non ce l'avevo. Come impressione, rispetto alla mia, un po' più pesante, ecco. Dobbiamo mettere anche l'acqua dentro. Questa cosa qua. Allora c'è scritto l'acqua, va bene l'acqua di rubinetto, ma visto che io non abito a Roma, che la mia acqua è troppo calcarea, secondo me è meglio che non uso acqua di rubinetto, ecco, non mi fido. E se no, dopo un mese la vado a rovinare sicuramente. Niente, vado a prendere un goccio d'acqua. Visto che siamo in bagno, proviamo questo qua, non so se va bene questo. Proviamo. Praticamente devo far così. Ok. Peccato che sia in plastica. Forse era più bello il vetro, no? Allora, mettiamo l'acqua qua dentro, cioè, praticamente devo aprire questo, c'è un burattino qua, burattino, ok, l'acqua qua, non ho letto istruzioni però non c'è, immagino, ecco. Ah, qua c'è anche il tappo così, questo non è male. Ci va proprio un goccino, non va più giù. Strano proprio.
consuma poco. Ok. Poi qua. Visto che ho letto recensioni che questo qua sì, è duro da tirare via, no? Perché ho guardato anche recensioni della gente. L'abbiamo tirato abbastanza bene, cioè non è che è molto rigido, cioè basta tirarlo da giù. Forse metterlo che... No. Va bene, proviamo adesso. Ah, devo schiacciare di più. Che scemo. Ecco, adesso vedo che si è acceso perché te lo fa vedere. Beh, ve lo faccio vedere che se qualcuno lo compra almeno... Non rimani come me che non so come si accende. Ok. Come gradi ci sono, cioè, qua ci sono da 170, 230, 230, forse va bene per una che ha capelli molto molto ricci, forse per me bastano 170. Stavo dicendo, peccato che c'ha solo questa cosa qua, che praticamente, ecco. Devo appoggiare la piastra e la puoi chiudere con questi bottoncini qua e dopo infili la piastra. Ecco, pronta. Va bene. E potevano fare anche un porta a piastra, ad esempio, già in più con quello che costa. Troppo pretese, eh? Perché costa tanto, secondo me, cioè, per quello che è. Poi non so, se mai sarò più contenta del mondo, però sono un po' scettica sulle cose un po' nuove. Vai. Anche se fai così, esci già da fuori. A me non mi esci. Facciamoci in totale. Com'è sta cosa? Adesso è pronto allora. Ah, ok, ti riesco a oh, questa cosa non capisco. Cioè, io non vedo nessun vapore, eh. Come fregare i soldi alla gente, guarda. A casa mia si chiama così. Cioè, io non vedo nessun vapore qua. Forse sbaglio qualcosa io, non so. Cioè, il mio video dura già 19 minuti, ragazzi, ma ve lo dico. Giustamente adesso lo taglio, però... Vabbè, ragazze, la piastra è questa. Cioè, non so, adesso andiamo a far vedere, perché vedete qua, io se la schiaccio non c'è nessuno di cuore che esce. Ma cos'è? Ciao. Wow. Vabbè, andiamo a fare il pulizia. Ragazze, visto che io ho anche questa cera qua che l'avevo comprato perché pensavo di pulire i davanzali che sono in marmo con questo coso qua, però non mi piace, però visto che lo dobbiamo finirlo, allora userò la candeggina che ce l'ho qua prima e dopo passiamo con questa cera liquida che non mi piace, così
La utilizziamo, ecco, perché io non butto via niente, già finisco tutto quello che ho, ecco, come ve l'ho già detto in un altro video. Niente, adesso andiamo a pulire i davanzali. Ragazzi, come vedete, ho usato questo qua per i vetri perché vedo che i vetri non sono già a metà, eh. Se Dio vuole finisco anche questo. No, più di metà. Arrivo fino a qua. E niente, ho visto che per i vetri non mi lascia aloni. L'unico, cioè, non mi lascia aloni solo per i vetri, perché se pulisco i specchi mi lascia tutti aloni, ecco. Allora, pian pianino finisco anche questa cosa qua, un po' dappertutto lo spruzzo, ecco. E un'altra cosa che devo fare il detersivo, ragazze, perché ho finito il detersivo, quello che ho fatto in casa, e ho già comprato ieri, ragazzi, ho comprato acqua mineralizzata. E la prossima volta penso di rifare il detersivo fatto in casa, che mi sono trovata abbastanza bene, l'unica cosa che era troppo denso, vorrei fare una cosa un po' più liquida, ecco.
Siccome sono rimasta senza detersivo adesso, perché ho proprio, sono proprio senza, ragazze, non ci voglio neanche provare, non ci penso neanche a provare. Ah, niente, io, visto che ho sapone alga, vabbè, non guardate perché si è sciolto tutto. Ci metto sapone alga qua, ho detersivi, i vestiti chiari qua, ci metto un po' di sapone alga così, all'occhio, ecco. Mettiamo un pochettino dentro la lavatrice. Come fare lavaggi senza detersivi, così. E poi ho comprato anche percarbonato. L'unica volta, cioè l'unica cosa che questa volta ho comprato percarbonato, ho pensato che era percarbonato perché sono andata dentro il negozio perché mi scocciava comprare su internet, ecco. Allora ho detto, l'ho ordinato percarbonato, alla fine non è percarbonato, cioè questo è proprio in miscela di percarbonato e carbonato di sodio, infatti si vede che è un po' più, come sostanza è diversa, ecco, rispetto al carbonato, ecco. Niente, ci mettiamo un cucchiaio anche di questo dentro la lavatrice. E poi ci metto acido citrico. A volendo, visto che non farà nessun odore, perché il sapone alga non ha proprio nessun odore, possiamo fare un'altra cosa questa volta. Allora, questa è la soluzione che io uso in cucina di acido citrico, cioè qua c'è l'acqua e acido citrico. E questa volta facciamo diversamente. Questa volta lo mettiamo liquido, anche troppo, vabbè. E ci mettiamo anche qualche goccia di lavanda. Questo è un olio essenziale di lavanda, non so dove l'ho comprato. Comunque come marca Naturettica, se vi può servire. Beh, comunque ci mettiamo qualche goccia di lavanda dentro. Sente proprio il profumo di lavanda, mi piace il profumo di lavanda. Allora, e niente, ci metto questa, qua c'è l'acqua, acido citrico e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Lo metto nella vaschetta di ammorbidente, questa qua, che qualcuno me lo chiede, no? Perché uso, di solito uso solo acido citrico, così lo butto dentro. Questa volta facciamo così, che è poi la stessa cosa. Bene, avviamo la nostra lavatrice. Prima di tutto ho dato l'aspirapolvere dappertutto, in tutte le camere.
Poi per spolverare ci metto l'acqua con un goccio di ammorbidente, che devo finire anche ammorbidente, e vado a spolverare così. Ah, dimenticavo, perché qualcuno mi ha scritto come mai non ho usato i guanti ultimo video. Allora, ragazzi, io vi dico la verità. Io quando avevo 20 anni, beata me, non usavo mai i guanti perché non mi servivano, non avevo irritazioni che ho oggi. Ultima volta non ho usato niente di che, ho usato anche un panno che non era bagnato e non ho toccato niente, non mi ha fatto nessuna irritazione. Se potrei non userei neanche i guanti, ecco, devo essere sincera, però non ce la faccio, ecco, senza i guanti, perché dopo mi vengono delle allergie, ecco, tutto lì. Ah, ragazzi, la TV invece la spolvero così, ci metto un goccino di Ajax sulla carta, non proprio sulla TV, ma proprio un goccio giusto per spolverare, ecco, e si pulisce benissimo, ecco, perché cioè, schermi di oggi sono molto delicate, non è come la TV di una volta, ecco, che potevi usare tutto quello che vuoi. Oggi uno deve essere anche un po' più attento di quello che usi, ecco, perché non possiamo usare delle cose molto, molto, dei detersivi molto forti, ecco, sullo schermo, perché se no andiamo a rovinare lo schermo, ecco, tutto lì. Ragazzi, sapete che sono in una fase dove vorrei finire tutti i detersivi che ho, scusate, li ho messi sulla lavatrice. Per lavare i pavimenti ci metto un goccino d'alcol, perché l'alcol mi è rimasto solo questo qua, mi basterà per 2 volte e ho finito anche quello. Yahoo! E niente, questo qua lo usiamo un po' di alcol e poi ci metto detersivo per i pavimenti, così laviamo anche i pavimenti.
detersivo per pavimenti, mi è semplicissimo, niente di che, ecco. Ragazzi, mi devo cambiare le ciabatte perché si vede che sono andata un po' in giro e ho accumulato tutta la polvere qua, e adesso con un po' di bagnato, niente, mi cambio le ciabatte intanto, che così queste mi lavo un po', ecco. Guardate. Erano sporchissime. Ma così quando ho finito le pulizie anche le ciabatte saranno già pulite. Queste le metto a asciugare. Ah, tra l'altro queste ciabatte qua, ragazzi, le ho comprate su Amazon e vi li sconsiglio. Perché? Perché è un materiale, questo qua, e non è naturale, non è bagnato naturale e vi fa sudare i piedi, ecco. Non comprate, ecco, lo boccio. Queste ciabatte qua vanno bocciate. E qua, ragazzi, guardate le condizioni di queste ciabatte qua. Se mai mi conviene mettere una calza, sono vecchissime, però come appannato sono buonissime. Queste qua le ho comprate su un Trentino, sono buonissime, sono fatte a mano. Però qua non li trovo più.
Ragazzi, io continuerò le mie pulizie, giustamente, non vi faccio vedere tutto perché sono le solite pulizie, ecco, che faccio sempre. L'unica cosa che volevo dire, l'avete visto il mio water, che secondo me sarà un mesetto che non compro nessun WC gel, il mio water sopravvissuto è bianco. Cioè, è quello che voglio arrivare a dirvelo. Cioè, anche senza tanti detersivi, noi possiamo avere la casa pulita, cioè non c'è bisogno di comprarne 50.000 cose che cioè, non serve a niente. Niente, questo. E poi un'altra cosa volevo chiedere per la piastra, come vedete, cioè, mi sembra che è andata tutto bene, però l'unica cosa è che non esce il vapore, l'avete visto anche voi, ditemi voi come funziona questa cosa qua, perché non so. E niente, spero che il video vi è piaciuto, vi ha fatto la compagnia anche oggi e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!